Sindaco Balsamo, quali i risultati della riunione di oggi alla Regione? Diciamo che si è continuato a lavorare sull'opportunità della pulizia del fiume, sul fiume dell'alveo del fiume Verdura, già a continuare alla riunione del 18 febbraio di quest'anno, quando il Presidente aveva assunto l'impegno di poter svolgere i lavori di pulizia appunto. Dopo che il progetto del piano civile è stato redatto e quindi mandato alla direzione regionale, e abbiamo cercato di spingere per sapere a che punto erano i lavori. Di fatto la riunione di oggi è servita per sapere che le difficoltà che ci sono state. Abbiamo realizzato il progetto poi in considerazione del fatto che il fiume attraversa delle zone protette e dove è necessario appunto avere dei pareri delle varie commissioni. E quindi lì la burocrazia così lenta, la burocrazia assurda esiste nelle nostre leggi, ha fatto sì che questo progetto ha avuto un rallentamento importante. E il Presidente ha detto che hanno chiesto addirittura un parere all'Avvocatura dello Stato per vedere come si poteva ovviare questa situazione. E a quanto pare una soluzione c'è e appunto si può, dicendo che si può intervenire nelle zone non protette, quindi per le zone protette rimane sempre il vincolo del parere della Commissione, mentre per altre zone i lavori di pulizia e di insagomatura si possono effettuare. E ora c'era anche il direttore regionale della Protezione Civile, oltre che l'assessore al territorio e ambiente, il direttore regionale del dissesto idrogeologico. E quindi nel giro di una decina di giorni la direzione regionale, la protezione civile si metterà in contatto e avrà delle risposte dalla direzione regionale nazionale. Questo affinché nel più breve tempo possibile possano iniziare i lavori che possano permettere alla polizia di quella parte del fiume dove è possibile intervenire senza il parere e quindi cercare di proteggere comunque i terreni circostanti che ci sono confinanti con il fiume dei nostri e il fiume e i nostri territori appunto. Quindi per alcuni lavori si potrà procedere già nell'arco di un mese? Ma io mi auguro di sì, almeno così è stato detto. Oltretutto il Presidente si è impegnato a fare uscire una nota ufficiale da parte della Regione Siciliana, dal suo ufficio, dove spiega un po' le motivazioni che hanno portato al rallentamento di questa iniziativa e un po' a quello che ora si potrà fare. Però dico, noi rimaniamo fiduciosi e sperando che dopo 27 anni si possa mettere mano alla pulizia del fiume, in considerazione del fatto che l'ultimo intervento è stato fatto nell'anno 90-91 più o meno, quindi auguriamoci che sia arrivata la volta buona, diciamo.